Enrico Borghi lascia il PD, colpa di Schlein. Enrico Borghi ha annunciato a Repubblica la sua decisione di lasciare il PD e di passare a Italia Viva. Le prime scelte della leader PD Elly Schlein costituiscono una mutazione genetica. Da riformista il partito è diventato massimalista di sinistra. Dopo l'elezione di Schlein, Borghi ha fatto diverse interviste, ponendo temi come sicurezza e difesa, sintesi tra culture, cattolici e democratici. Non ha ricevuto risposte e, in politica, i silenzi valgono più delle parole. Borghi ha sentito parole chiare sull'utero in affitto. Ammette che Renzi possa contribuire alla nascita di un nuovo soggetto. Enrico Borghi intende mantenere il suo ruolo di parlamentare di opposizione, pur essendo stato indicato come componente del Copasir. Matteo Renzi ha commentato la scelta di Borghi nella sua ultima e-news. Ha sottolineato che si stanno iscrivendo a Italia Viva dirigenti di altri partiti, cittadini, consiglieri comunali, amministratori. L'adesione a Italia Viva di Borghi non può che rallegrarlo. Considera l'intervista rilasciata a Repubblica molto bella, vale la pena leggerla. La sua scelta con tanto di motivazioni è un vero e proprio inno alla politica. Il senatore e coordinatore nazionale della segreteria del PD, Marco Meloni, ha definito molto grave la scelta di Borghi di lasciare il PD. Pensa che ciò che Borghi afferma sulla segreteria del Partito Democratico somigli all'idea che hanno gli ambienti di destra. Un'idea che non corrisponde alla realtà dei fatti. In più, viene meno all'impegno che ha assunto alle elezioni politiche con gli elettori che hanno votato alle primarie e con tutto il Partito Democratico. Meloni ha concluso dicendo che non sarà la scelta isolata di una persona a frenare il percorso di cambiamento e crescita del PD. Il Partito Democratico rappresenta il perno di una coalizione di centrosinistra riformista e progressista. Il suo obiettivo resta quello di contrastare e battere l'estrema destra attualmente al governo. Che ne pensate della scelta di Borghi? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale.